fronte alle restrizioni annunciate, ho fatto una serie di considerazioni e anche di riflessioni condivise. A Rovereto, dove sono in questo momento, la cameriera di questo albergo che vedete, che è un albergo prezioso e pieno di persone per bene, in ordine alle restrizioni annunciate, ho fatto alcune riflessioni. E la prima mi sembra illuminante, viene da Fidaie, una cameriera macedone che lavora all'Hotel Leonardo di Rovereto. Le ho chiesto com'è la situazione in Macedonia. Mi riferivo, come per allontanarmi dal male del nostro tempo, alla politica. E mi ha detto: ah, le cose non vanno bene, le cose non vanno bene. Pensavo ci sarà un problema di democrazia. No, si riferiva ovviamente al coronavirus. E mi ha detto una frase estremamente precisa. Dico, ma sì, però mi sembra che sia inutile in tutto il mondo questo allarme per una malattia che guarisce. Dice, sì, chi ha il virus, chi è contagiato, se la cava bene, chi non ce l'ha, se la cava male. Beh, è meraviglioso. Come dire che ormai è chiaro che il coronavirus, si può guarire e quindi, si può stare intorno alle persone che sono malate con tutta l'attenzione possibile. Sono quelli che non ce l'hanno, sono quelli che devono lavorare, sono il portiere di questo albergo, sono in tutto il mondo, e in Macedonia come da noi, le persone che non ce l'hanno. Quindi chi ce l'ha se la cava bene, chi non ce l'ha non se la cava. Possiamo dire il teorema di Fidaie, un teorema fondamentale per studiare il nostro tempo, ovvero che in relazione al coronavirus chi ce l'ha se la cava bene, chi non ce l'ha sta male, se la cava male, non riesce a lavorare, quindi ha mille difficoltà, ecco questo è il teorema. Occorre dire che non è soltanto il teorema di Fidaie, ma è anche la valutazione oggettiva dei fatti. Nuovi record positivi, andando in giro a tamponare chiunque, evidentemente che troveranno molti positivi. Ma il 95% è asintomatico, cioè non solo non sta male, ma non se ne accorge neanche. Questo vuol dire asintomatico, che non ha sintomi. Ho più raffreddore io di uno che ha il coronavirus. Continua la farsa e Conte scatena l'esercito per vigilare sulle restrizioni. L'esercito per vigilare sulle restrizioni, che vogliono dire portare la mascherina durante il giorno all'aperto. Allora ecco, come ha fatto sempre in questi mesi, non uno scemo di guerra, uno dei medici comprati, uno del comitato tecnico-scientifico che deve trovare tutte le ragioni possibili per giustificare le coercizioni, ma Guido Silvestri, un grande virologo che sta in America, un italiano, che dice la cosa che chiunque capisce, anche il coglione che si mette la mascherina all'aperto, girando da solo, magari in un bosco. Obbligare all'uso delle mascherine all'aperto per tutti e senza riguardo per la distanza interpersonale, quindi per esempio a una persona che passeggia da sola in un parco o al mare, è scientificamente parlando una completa idiozia e tutti quelli che capiscono un briciolo di epidemiologia e virologia lo sanno benissimo. Guido Silvestri, mi pare che non c'è bisogno di fare il virologo per capire che uno da solo per strada, come abbiamo fatto vedere in tante occasioni in automobile con la mascherina, è un coglione. Però non è un coglione e basta. È un intimidito, è un suddito, è un umiliato. Perché che sia coglione si può pensare dal fatto che nessuno lo costringe e lui lo fa lo stesso. E lì c'è il coglione puro. Poi c'è invece il non coglione, ma il costretto, l'impaurito, il coercito, quello che deve per paura di pagare una multa, giustamente, fare una cosa che non ritiene giusta. Quindi è un'azione terrificante dal punto di vista dei diritti delle persone. È grottesco che uno debba sentirsi obbligato a fare una cosa che non ritiene giusta.
Lo fa per paura, e la paura è soltanto degli stati dittatoriali.